ciao Ayu, mamma mia, ci vediamo qua, ci troviamo alla fumetteria di Trani per Forza Dimensionale, la nuova entusiasmante espansione di Yu-Gi-Oh! E qui abbiamo Afro e Savello dell'Intra Team che collaborano in questo video e sbusseranno e ci parleranno di questa espansione dall'origine degli archetipi fino alla costruzione dei deck. Buona visione! Allora, siamo qui per sbussare Forza Dimensionale. È finito, si aspettavano qualcosa. Che cosa? Vai, Save. Siamo qui per sbussare Forza Dimensionale. Cosa troviamo dentro Forza Dimensionale? Save, vai. Ma io che... Vabbè, qua... Questo era il meme di oggi. Questo è il meme di oggi. È difo. Chi è? Questo è il difo. No, va... Sì, ok, va bene. Va bene, qui ci sono carte. Come qualcosa di Napoli che gli ha rubato il telefono e faceva diretta. Ma dai, però. Ci sono parecchi rinforzi per i deck. Yes. Occhi diversi. Branded, cioè marchiato. Sì, o marchiata, dipende. Libromante. Poi sì. Dinomorfia. Dinomorfia. Sì, con tutti archetipi nuovi. Sì. Campione eroico. Ah, sì, sì. Poi i nuovi archetipi. Therion per ABC. Therion per i pianta. Non capisco quanti so, deck. Poi ci sono il... Il Starfrost. Sì, ma quelli non so, quella sarà una carta tipo... Secondo me questa Spaventartiglio. Carta... C'è anche il ghiaccio. Archetipo, Spaventartiglio. Esiste il ghiaccio. Chi altro sta? Non ho capito. No, ci sono i gloriosi. Sì, ci sono i gloriosi soldati. Ci sono carte per lo zombie. Sì. Dio morta. E sue sorelle, sì. Carte vecchie fatte in modo nuovo, in modalità nuova. Sì, vabbè. E comunque la cosa principale è che esiste il primo rituale pendulum della storia di Yu-Gi-Oh! Sì, quindi... Che è l'occhi diversi. Che è questo qua, il... rituale. Il mostro della... Della Suras. Poi troveremo le Starlight, parliamo delle Starlight. Una delle Starlight più, ovviamente, più rinomate all'interno, è una delle sorelle, è una delle Ghost. C'è la Ghost Bell Starlight. Ah, Ghost, è vero, sì. Qui dentro, quindi... Quindi che va fuori serie, cioè non, sì. Non è la carta... No, è la Starlight, no. È una cosa fuori serie. Sì. Andiamo. Poi vabbè, c'è la carta promozionale nei cosi che è praticamente lo Beastar, non lo troveremo sicuro. Beastar Sprouts. La Secret. Sì, la Secret Ultra, la Beastar Sprouts. Diapo. E io, se riusciamo a fare un buon investimento, vi porterò la deck profile di Libromanzi. Oh. Detto, fatto. Ok, sempre box. Allora, Therion, come detto, Mietitore Fiamme, Acqua, Guerriero, sono di tutti i tipi, zombie. Spaventa Artiglio, che è il nuovo archetipo, sì, che si gioca con, detto, con sì. Il Beast. Vabbè, tutte le common, Therion, antichi guerrieri. Therion, altre carte dogmatiche, mi sei chiusa la trappola, mi dovrebbe essere la buono. Ultra. Questa per la i Therions. Già la Ultra, buttiamo già una Ultra, facciamo così. Andiamo più qua. Allora, dogmatica Rugia. Dogmatica Turgia. Sì, è difficile leggere. Leggi più previsione dogmatica. Meteorologica. Previsione meteorologica, è vero, c'è pure la Link. Ah, sì, cioè, sì. C'è la Link, giochi di dadi, sumo, musica. Pittrice. I Silvano. Sì, Silvano. Ah, antichi guerrieri, un altro rinforzo, anche se è common, però. Per un attimo ci ho creduto. Sì. Preda pianta, spaventartiglio, spaventati Therion e Therion Giglio Borea. Pianta, vento... Terra, luce. No, è la sì. Secret. Ah, ok. Ah, e ci sono anche nuove carte preda pianta. Ah, sì, fusione common, sì. Eccola qua. Yes. Frenesia, dinomorfia, come abbiamo detto. Ci sono le nuove carte per i pendulum, tra cui la magia fortissima, extra pendulum. E oltre il pendulum. Eccola qua. No, campione eroico, pensavo di aver trovato le sue sorelle. Il bando marchiato, che non l'ho letto ancora, però mi sa che è buona la carta, non mi ricordo bene. Yakuza, signore degli otto tuoni. Oh.
abbiamo la particelle de convertu. Oh, drago fusione, preda potere, veleno affamato. Okay. Un mostro fusione, oscurità più un mostro fusione. Questo, mamma, questo mamma mia. Questo tra i 1.000 e 6 di attacco. Una volta per turno, quando questa, quando viene attivata una carta, un effetto sì, rapido, offrire contributo un mostro con un segnalino predatore su qualsiasi terreno e se lo fa annulla l'attivazione. Se questa carta è evocata tramite fusione contro l'eliminata al cimitero da una carta dell'avversario, può scegliere conversare la oscurità nel suo cimitero, lo evochi specialmente. Praticamente questa e le altre predapianta insieme... Mi sa mettono che... i segnalino... quell'altro, come si chiama? Drago Stapelia. Non mi ricordo che però segnalino mette. Sì, quello là. Il predapotere? No, sì che non mi ricordo. Sì, ma penso di sì. Patty Shell Couverture. Che belle, con bellissimo. Chi è? Cosa? Se non hai nessuna altra carta nella zona pendulum, puoi mettere un mostro poi scoperto la tua zona pendulum. Puoi utilizzare il tuo zero. Ah, ghiaccio giada, fortissimo. Bellissimo. No, infatti. Non ho visto una giara troppata. Sì, la giara inversa. Legame Libromancer. Libromancer. Ah, bellissimo. Bando marchiato. Scegli come bersaglio un mostro dispio, un mostro fusione di livello 8 superiore nel tuo cimitero. Evochi specialmente. Poi puoi applicare questo effetto. Evoca tramite fusione un mostro di fusione di livello 8 o superiore al tuo extra deck. Bando di materiale da fusione indicato su di esso da qualsiasi terreno. Praticamente è come i mostri. È come i mostri quelli fusione. Solo che lo riborni dal cimitero un drago di livello 8 e poi fai le vocazioni. Quelli solo quando vengono evocati tramite fusione attivano l'effetto di evocare gli altri. O anche quando vengono evocati specialmente. No, mi sa fusione. Perché se lo fanno tramite evocazione speciale, questo è fortissimo, perché fai doppia evocazione fusione in un turno. Perché lei, Reborni, attivi no, effetto... No, fusione, mi sa. Ok. Cioè, al 90% so se così. Che poi sono Curtis... No, non è vero, non sono Curtis. Drago, Pendulum, Grav... Bello, la cosa della bustina. Ah, è lui, il, eh? Sì. Il mostro della vibe è bellissimo, comunque. Merita, vabbè, anatema drago, no è vero, anatema del drago, non me ne accorgo. Anatema del drago, ancora. Non è basta, oh 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 oh, Libromante Fireburst. Mac Drago, che poi sa, Mac Drago quello fuoco. Sì, quello, fanno più o meno la stessa, con lo stesso effetto quasi. Ma non ve lo sto... Artista, amico, gentilude. Se livello 6, mi ricordo. No, il livello 9, il Mac Drago Vermiglio. 9, 9, giusto. Il Mac Drago Vermiglio. Sì, perché si giocava nel Virtual World, pure lo sì. Calavano. Ah, io lo giocavo ovunque, si poteva mettere la tuner di livello 5, perché un mostro di livello 4, la tuner di livello 5, attivavi l'effetto, bandivi la tuner, spaccavi e poi ti riprendevi la tuner. La saga antivedi, anche sì, antiguerrieri stanno dei rinforzi. Artista amico Gentilud. Per da queste carte marchiato. Frenesia motore. Motore. Frenesia motore. Che abbiamo qui? Un arrivo spaventartiglio. Che non capisco cosa fanno ancora. Disco Losseo Therion. Oggi non mostro te, non tocca la tua mano, ok, ci sta. Ah. Sì, vabbè, come quasi tutte le terreno fatte. Oltre il pendulum. Il pendulum. Bellissima carta. Incantatore, Link. È l'altra carta forte che dicevo, extra pendulum. Praticamente puoi fare una pendulum aggiuntiva oltre alla tua pendulum normale. Ed è solo super. Yes. Graffio scontro spaventartiglio. Andiamo più veloce negli altri box, giusto per darvi una delucidazione delle carte. Artista amico Gin. Croce di guerra, altri suppo che però purtroppo il mazzo non ha una meccanica che sì, che purtroppo che non dice ancora niente, peccato. Chang Shi, la Spiridado.
Pianeta Artiglio, Preda Planta, Incrocio Therions. Ciao, sai, il fermo fantasma. Shosai o non Shosai? Io non ho trovato una sigla. Boom! Oltre il pendulum. Pendolazzo. Fammi spostare un po' le common. Sì, sì, perché sennò ci cadono todes. Stavo per buttare le carte. Come stiamo? Stiamo pari, vero? 4 e 8. Non sta niente qua, a parte... Eh? A parte Therions, vediamo, 2, 4, 6, 7. No, apri ancora altre bustine io. Ah, ti devi aprire ancora. Sì, mi sono fermato per mettere. Allora io vado un po', vado avanti. Zombie resuscitato. No, no, è super. No, scusi. Com'è la situazione? Normale, due oltre il pendulum, una pendulum rituale, 4 ultra. Ah, ok. No, è perfetto, niente, è perfetto come box. Niente di più, niente di meno. Libromancer. Carica Therion. Ha detto 4, sì, credo. Sì, 4, 4. Ho due oltre il penno, una Therion e una... E una lì. La Bore, sì, quella iniziale. La Borra. Vai, partecipa anch'io. Vai. È il drago immortale. Beh, digliati quello, dai. Vai, siamo a 4 mani. 4 mani. 4 mani. No. E noi siamo i cugini degli 8 mani. Vabbè, però ne ho trovate 18 già. Ma quello è quello che è al cuore? La Torre a Giglia, sì. Eh no, un'altra sta qua, una l'ho trovata là. Sì, ne ho trovate già. Pitrice. Così c'è il play set. Yes. Il signore drago zombie occhi rossi, bom! Niente. Di foggia, però. E pensavi che... Allora, io fa lo zombie, 2-2. Boom, 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 boom. Alvare Neutral Zero! Sì! I was saying on my chin. Sei chiara con me. No. Sei carica come Therion. Guarda che è successo qua. Drago ala, occhi diversi. Andiamo in strada. Anatema! Artista che schifo Anatema, guarda che hanno messo l'anatema. Danza. Oh, nulla. Vai Peppi, fatti. Cagash. Fatti solo, Peppi. Glorioso drago d'oro! Però no, non vuoi urlare per ogni cosa. Ragazzi, sono la terza bustina, ma... Gloroscopa. Se si attiva il mio effetto, la gridata. Ah no, ho rovinato tutto. Spaventa Attilio. Attilio. Se si attiva l'effetto, vai. Trovo la parola. Spaventa Attilio. Vai, quello. Shang, Libromante Fireburst. Ah, comunque. Oh, Yakuza. Yakuza, realizzatore Libromante. Sistema a giro motore infinito. Per i Therion squadra, sì. Frenesia. Sì, ma uno la Starlight, veramente. Sì. Revisioni del medio. Sì, quello, revisioni del medio. Che è successo? Inviato eroico. Inviato. Prevenzione Libromante. Lui la parla è perché è l'uso del vento. Fa parte del gioco, ragazzi. Mi ha illuso. Signore drago zombie. Ce lo sai? Rossi. Ma ce lo sai o non ce lo sai? Ce lo sai. Niente. Il panno marchiato. Drago pendolo. Oh, bello. No, niente che non lo... È che quando la trovi prima non sai mai se può uscire. Chang-Chi. Cavaliere illegale. Super. Cavaliere illegale. È stato bandito. Tu vedi la scritta, se non è colorata. Campino erotico, Kaibolesh. Pittrice. Chi è che urla? Francesco. E io l'altro bustino. Ne apre qua. Io 5. Che mi assai.
Ne ho sei, ma sai. Ah. Ultima busta, ultima busta. Previsioni. Frank Matano. Ah. Libro amante. Libro amante legato. Che bello da vedere. Eh sì. Ah, Terion. Pianeta primitivo. Shang Chu Juan divoratore. Il marchiato. Oshima torti. Qua, sì, qua. Scusate per il disagio. Grazie per avermi scelto. Shobo. Io sono alla penultima bustina. Oltre il pendolo. Ma proprio oltre. Secret. 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 Mi sto avanzando sul bambino a bustina Giuseppe. Lei sa sorella. Vabbè, lo sapevo che c'era lui. Cosa, non già spazio, non già a posto. Ok, te l'ho scalto. La peggiore. No, le sue sorelle stanno fortissime. Sì. Soprattutto con i cosi nuovi. Ma perché si è scritto stoffa qua? Vedi, sta sopra scritto. Errore di stampa. 4.000 euro di più. Si sta bene. Di più della Starlight, perché qui alla fumetteria di Trani si sbusta bene. Carica Terion. Escono le carte con i tesi sbagliati. Boh, che cazzo. Scusate. Ma quella in più. Guarda, sì. La sua sorella, ok. Io chiudo con la carta più forte dell'espansione. Yes. Sì. La tema del drago, sì, antiquariato. Sì, mamma mia, è notato. Com'è quel famoso signore che non vogliamo nominare. Ragionamenti perfetti, dice Mike Sodio. Ma per farvi vedere. Allora, Terion è la carta più costosa al momento, con 45 euro. Ok, ma vabbè, stiamo parlando delle normali. No, vabbè, sì, ovviamente c'è il Terion Starlight e la bella fantasma Starlight. Ok. Poi c'è il Terion, mi sa che l'altro Starlight non l'hanno inserita. Ah, molto probabile, dipende da quello che state trovate. Aspetta. Quanto stanno le Starlight del Terios? Oh, del Terion sa 300, 500. Ok. Oh, però esse sorelle magnifica. Sì. Infatti non c'era per il campo. Secret parte da 15 euro. Okay. 14. Ok. E le ristampe sono solo in giapponese al momento. Perciò mamma, si può immaginare 150. Sì, saranno 50. Sì. Bomba, vabbè, già in bustina. Beh, comunque è bellissima. Questa è un'altra carta da grada, cioè se la trovi così te la ti. E queste sono altre buste protettive. E raga, penso che questo video lo possiamo chiudere con la bomba e tutto va come Giuseppe doveva far andare. Grazie mille a Fra e a Severio e a fanculo al nonno. Bella voglio. Bella.